scendono in campo due formazioni che non hanno ancora conosciuto l'amaro sapore della sconfitta. Per la seconda giornata del gruppo A di Unileague Palermo scendono in campo Valdemone Futsal Ateggia Dormu. I biancorossi dovranno fare a meno della classe del talentuoso Dario Smriglio e si affideranno ai piedi del numero 10 Michele D'Agostaro. L'Ateggia Dormund conterà ancora sulla grinta del suo capitano, autore di una doppietta nella precedente partita pareggiata per 3-3 contro l'Intesa Universitaria, Pepito Lopresti Seminero, il numero 7 che anche oggi guiderà la sua squadra. Comincia bene la Valdemone sulla destra. Solaro punta il portiere, incrocia! 1-0 firmato da Angelo Solaro al quinto minuto. Ancora la Valdemone, ancora Testaiuti, la dà lì destri. Lì destri. Per D'Agostaro che infila ancora una volta il portiere dell'Ateggia Dormund Broccia. 2-0 e partenza shock. Ma ci pensa il numero 18 Sodano a riaprire l'incontro col 2-1 firmato nel nono minuto. Calcio di punizione di seconda, tocca sempre Sodano. Il gol di Pepito Lopresti Seminero firma il pareggio momentaneo e il 2-2, punteggio sul quale si chiuderà il primo tempo dell'incontro. Questa volta la partenza non dice bene Valdemoni, il capitano Testaiuti perde palla sulla pressione del numero 3 degli Ateggia Dormund, Dario Noto Campanella che segna il 3-2 e quindi il primo vantaggio degli ATD. I ragazzi di Testaiuti sembrano nel panico, a seminarlo è Lopresti Seminero, ancora una volta ne supera uno, ne mette a sedere un altro, con un po' di fortuna riesce a trovarsi da solo contro Castro Filippo e la mette dentro, 4-2 per l'Ateggia Dormund. E magnifico gol di Pepito Lopresti Seminero per la sua doppietta personale. Rivediamo il gol. Il primo controllo è sbagliato, poi supera bene gli destri, supera anche Solaro con molta fortuna e poi l'uno contro uno. Non si fa attendere la reazione di Valdemone. D'Agostaro serve Salamone, supera Saieva, il gol del 4-3 che riapre la gara. Col numero 11 Giuseppe Salamone sfodera questo splendido tiro che la mette all'angolino. La partita si incattivisce dal dischetto del tiro libero. Va all'incrocio Angelo Alberto Solaro, 4 pari. 24esimo del secondo tempo e la rimonta è quasi completa. La pressione di Lidestri su Nocera, serve D'Agostaro, D'Agostaro punta il portiere, ancora Lidestri, la porta è vuota, a porta vuota il 5-4 di Gioacchino Lidestri e Valdemone in vantaggio. Ma la partita è infinita, Ciulla recupera un pallone pericoloso, allarga per Lopresti, in mezzo per Noto, Noto subisce fallo e poi Ciulla la mette dentro. L'arbitro ha fischiato il fallo ma convalida il gol di Calogero Ciulla, 5-5, risultato finale di questa partita e partono le proteste del Valdemone perché il gol è arrivato a gioco fermo. Rivediamo il replay, ma la rete è stata convalidata e quindi è game over al Big Sport. Valdemone 5, Ateggia Dormund 5, ma che amarezza per i ragazzi di Testaiuti.